Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere le energie della Luna Nuova in Scorpione che avverrà lunedì 13 novembre alle ore 10:27. Questa Luna porterà prosperità. Se volete migliorare la vostra situazione finanziaria, questo è il momento giusto. Ci porta a ricercare le verità nascoste proprio perché aumenta l'intensità emotiva. Ed è il momento ideale per fissare obiettivi legati alla prosperità, anche generici, ma soprattutto fissati sulla sfera finanziaria. La luna nuova è quando la luna si trova in congiunzione con il sole, cioè si frappone tra la terra ed il sole. Risulta non visibile per noi, però possiamo vederla nel giorno vicino al sole e questo indica un ciclo nuovo lunare. Essendo nel segno dello scorpione, che è un segno d'acqua, è caratterizzata da una personalità mutevole, a volte instabile, enigmatica e tendente ad una emotività non visibile. Infatti è governato dal pianeta Plutone, che è associato alla trasformazione radicale e al mistero, e Marte, associato all'aggressività, all'azione, al dinamismo e all'impulsività. Grazie a questo incontro delle energie della Luna e dello Scorpione, questa fase rappresenta un momento particolarmente favorevole per l'introspezione e allo stesso tempo al rinnovamento. È sicuramente il momento giusto per lasciare alle spalle vecchi schemi, abitudini o situazioni ormai superate, o semplicemente non più soddisfacenti, per fare spazio alla crescita e all'evoluzione. Potreste anche cogliere l'occasione per esplorare le vostre emozioni più profonde, per portare in superficie ed analizzare quei sentimenti che tenete nascosti. Quindi questo, diciamo, astrologicamente è quello che ci dice questa luna nuova nel segno dello scorpione. Andiamo adesso a vedere con le carte. Allora, vediamo che cosa ci porta questa luna nuova. Qua vogliono uscire un sacco di carte. Cosa ci porta questa luna nuova del 13 novembre, luna nuova in Scorpione? Abbiamo la resistenza, la carta numero 25, quindi sicuramente ci porterà la forza di resistere ad avversità. Tra l'altro qua vedo proprio la luna calante, quindi come se mi fanno capire che una volta che abbiamo raggiunto, come dire, una soglia di. Dopo questa lunazione qua ci sarà una svolta. Questa parla di resistenza, questo parla di dover resistere a qualcosa. Il numero 25 potrebbe essere importante per voi. Quindi potremmo essere particolarmente resistenti e forti. Questa luna nuova nel segno dello scorpione può essere anche che magari emotivamente ci porta la forza. Poi ho preso un'altra carta, abbiamo la carta del volere, quindi la carta numero 13, come se comunque riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, cioè quello che voi volete, anche perché qua mi fanno proprio vedere le lunazioni, come se comunque grazie, una volta trascorsa questa luna nuova, voi riuscirete a ottenere quello che volete grazie alla vostra forza. Andiamo a vedere ancora. Qua ci sono tante carte che vogliono uscire, quindi ne prendo un po'. Appunto, abbiamo la carta dell'attrazione, la carta numero 44, con la superluna. La superluna. Allora, questo indica che comunque possiamo attrarre quello che vogliamo, esattamente il volere, la resistenza. Se noi abbiamo la forza di voler continuare a tenere in mente qual è il nostro obiettivo e capire che cosa, di che cosa abbiamo bisogno, di che cosa vogliamo. Ecco, qua c'è una super forza. Questa luna è una super luna, quindi parla di qualcosa di molto forte, energie molto più forti di quante in realtà già
E poi abbiamo l'estremo con la luna calda, quindi qua parla veramente che riusciremo ad ottenere tantissima forza, probabilmente molto più di quanto noi pensavamo di avere, più di quanto noi pensavamo di poter avere, e vi porterà anche ad osare, ad andare oltre, all'estremo, quindi di fare magari quel passo in più o comunque di avere il coraggio di affrontare una situazione o comunque di fare il primo passo o di fare cose che non avete avuto il coraggio di fare fino adesso. Il volere, mi viene da dire, proprio è potere. Quindi queste sono energie molto forti, ti dicono di resistere, di stare forte, di non farti abbattere da niente. Quello che tu vuoi lo puoi raggiungere, hai una forza in questo mese molto forte. Vediamo con i sentimenti cosa ci porta questa luna nuova in Scorpione del 13 novembre. Cosa ci porta questa luna nuova? Riconciliazione. Fondo del mazzo, ci sono gli ostacoli, quindi può essere che con qualcuno questi ostacoli mi fanno capire che c'è stato qualcosa che ha ostacolato, quindi o delle situazioni che hanno creato degli ostacoli o delle persone che ti sono infiltrate, hanno fatto d'ostacolo, o semplicemente dei litigi che avete avuto con qualcuno. In ogni caso vedo che sì, ci sono stati questi ostacoli, ma c'è la riconciliazione, quindi qualunque sia stato questo ostacolo c'è la riconciliazione, quindi parliamo di unione, di riappacificazione, di fare pace, di aggiustare le cose, quindi molto bene. Mi sembra una luna che porta finalmente qualcosa di buono. Allora andiamo a vedere con i tarocchi cosa porta questa luna nuova. Qua vuole subito uscire questa carta. Tra l'altro è molto bella, tra l'altro per voi il numero 5 potrebbe essere un numero importante. Qua abbiamo proprio il perdono, probabilmente farete pace con qualcuno o qualcuno vi perdonerà, probabilmente. Adesso qua vedendo la testa ha proprio il simbolo della triplice dea, quindi mi fa capire che questa lunazione è molto importante, che, perché vi porterà proprio al perdono, e quindi molto bello, molto bello. Vediamo ancora cosa porta questa luna nuova in Scorpione. Allora, c'è la carta degli amanti, ma c'è anche la carta della trasformazione, numero 6 e numero 9. Allora, diciamo che qua ci saranno delle scelte che voi dovrete fare seguendo il vostro cuore, quindi non seguendo la logica, non seguendo quello che secondo voi è giusto o non giusto, o secondo le altre persone magari è giusto o non giusto fare, ma qua dovrete fare delle scelte seguendo il vostro cuore. Tra l'altro vedo proprio che ci sarà una trasformazione a riguardo, e questo potrebbe essere il perdono. Magari avete litigato appunto con qualcuno, io faccio un esempio ma per farvi capire, e deciderete appunto di perdonarle, nonostante che magari tante persone vi dicono no, non devi. Seguendo appunto la razionalità, voi seguirete il cuore e decidete di perdonarlo. Questo è per fare capire. Ovviamente questo riguarda un po' a tutto, quindi io ho fatto un esempio, ma prendetela voi per la vostra situazione. Andiamo a vedere con le sibille che cosa porta questa luna nuova in Scorpione del 13 novembre. Cosa porta? Abbiamo la carta della torre, numero 19, ok, abbiamo la carta del bouquet, la carta del giardino, sotto abbiamo le nuvole. Allora, devo dire che effettivamente
qua mi fanno capire che ancora adesso c'è un po' di confusione, appunto per questi ostacoli, quindi per questa situazione. Quindi può essere che ancora non riuscite a vedere, diciamo, la luce, no? In fondo al tunnel, questa felicità o comunque questa riconciliazione, questa riappacificazione. Vedo che in realtà il bouquet parla proprio di risoluzione dei problemi, quindi di riconciliazione, quindi di far pace, di risolvere. E qua diciamo che il giardino parla proprio di poter incontrarti di nuovo con qualcuno o comunque di poter riaprire una situazione che magari era stata messa in pausa, era stata accantonata. E quindi vedo che questa situazione andrà a crescere positivamente, anche perché qua mi sembra proprio che con questa torre ci sia stato un isolamento, questi ostacoli, qualcuno può essere che si è fatto in disparte o magari siete voi. Continua ad avere un problema al chakra della gola, quindi può essere che ci sono stati anche dei problemi di comunicazione. Probabilmente con questa persona non avete parlato, non c'è stato modo di poter parlare, forse perché magari c'è stato proprio un blocco. Il blocco può essere anche veramente sui social, su WhatsApp, su Facebook, su Instagram, insomma. Vedo proprio un isolamento che questa persona ha fatto o magari voi avete fatto, ma vedo che qua appunto, nonostante voi non pensate che ci possa essere questa risoluzione, qua la risoluzione in realtà ci sarà. Vediamo ancora con i consigli degli oracoli, vediamo qual è il consiglio degli oracoli per questa luna nuova in Scorpione. Abbiamo l'evoluzione e il cambiamento, numero 8, ma difatti vi dicevo, questa situazione andrà a migliorare, andrà ad evolvere, andrà a, ma cosa vi devo dire, prosperità. Numero 25, opportunità. Innanzitutto, come dicevo all'inizio, nella fase astrologica, questo è il momento di puntare al guadagno, ai soldi, alla prosperità. Difatti qua vi fanno vedere che ci sono delle grandi opportunità per crescere lavorativamente, per crescere in abbondanza, in prosperità, in denaro. Quindi se volete fare investimenti, se volete cambiare lavoro, volete fare voi aprire un'attività, insomma, questo è il momento giusto per diciamo scommettere sul lavoro, sulla finanza, perché questo vi porterà grande, grande guadagno. E comunque in ogni ambito qua vedo proprio un'evoluzione pazzesca, una crescita pazzesca. Andiamo a vedere adesso cosa ci dice il libro delle risposte. Allora, sposto un attimo questi bellissimi oracoli, che tra l'altro sono anche in vendita. Tutti i mazzi che vedete, trovate il link nel primo commento in evidenza oppure in descrizione. Allora, vediamo. Per la luna nuova in Scorpione del 13 novembre. Guardati le spalle. Il libro delle risposte ti sta dicendo di guardarti le spalle. Probabilmente c'è qualcosa o qualcuno dalla quale ti devi tenere gli occhi aperti. Quindi cerca di non magari dar completa fiducia a qualcuno. Guardati le spalle. Interessante. Allora, se hai guardato fino a qua, lasciami il segno dello Scorpione con la luna nuova è quella completamente nera. Se lo farai ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto lasciami un like e condividi. E se non sei ancora iscritto ti invito ad iscriverti alla mia pagina, ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok oppure per email. Ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.